qui Macerata tantissimo. Perché Antonio non è mai migliorato. Sto senza voce. Allora siamo senza voce perché non abbiamo voce. Dato tutto quello che mi potevamo. Mi ha fatto perdere la voce. No, tu, perché tu gridi. Lui sul palco mi tratta malissimo. Molto invidioso. Non sono invidioso. Tanta fatto, mi ha fatto perdere. Non è vero, che lui mi tratta male in scena. Come potrebbe migliorare il repertorio? Il repertorio con questa situazione. Non c'è niente da fare. Scherzi a parte, ci siamo divertiti un sacco, veramente tanto tanto. Organizzazione, complimenti agli organizzatori di questo evento, no? Che vuoi dire? E chi so credevo? No, no, non è vero. Ce lo credevamo. Non già avessero Atenea. Ma quando mai? No, no, è sta scherzando. Io non me lo aspettavo proprio. Ma quando? Non troviamo nessuno. Non è vero, ma secondo te fanno il restart fest e mi viene nessuno. Ma diciamo anche che molto meravigliato. Ambivi al premio della stufa in pellet. La stufa in pellet non è stata un'idea proprio, cioè con questo calore, a regalare una stufa. Io vengo a Capodanno proprio pinguino, a lotteria Capodanno pinguino in omaggio. Quindi torneremo, Gritelli Procopio, se voi ci volete, noi torniamo a Capodanno per vincere il condizionatore pinguino. Famoso condizionatore. A un certo punto la mangiava cerchia morta di mani in ansia, non sapevo come era fatto perché io crescevo, andavo in cucina, la mia mobile pigliava la cucciarella, ma mo che la cucciarella mi arrivava il brusso di mi tenevo terrore la cucciarella, se andavo in cucina, mia mamma mi girava i maccheroni, che poi i maccheroni chissà che cazzo hanno combinato, facendomi più grande la cucciarella si spezzava, mia mamma andava in ansia, non sapevo come era fatto, allora mia mamma scendeva, correva, andava in una merceria che per lei era un'armeria, guardava il signore dall'occhio e diceva, signore, su di viaggio, va tra mio figlio. Diceva, signor, quanti anni hai? Dai 6 a 12 anni, sì, un battipano. Allora, l'impressione è che doveva essere una bella serata obbligatoriamente perché tutti i ragazzi che hanno lavorato due volte perché l'estate è più calda degli ultimi, ogni anno è sempre l'estate più calda degli ultimi 100 anni, c'è stata una bufera e questi ragazzi hanno dovuto lavorare il doppio, il triplo per rialzare tutta la struttura, il palco e tutto. E come sta andando la carriera? Non lo so ancora, non te lo so, di questo te lo potrò dire a fine carriera, ma non so quando finirò la carriera. Lo sai, non so, intanto mi diverto. E quando c'è una platea piena, tutta questa gente che sono venuti anche dai paesi limitrofi, addirittura è venuto anche qualcuno da Messina, perché ti giuro sono venuto a fare foto, io posso dire che secondo me è riuscita benissimo ed è stata un continuo di eventi favolosi. Dove mi vedrai? Intanto in giro anche in zona nel Casertano, vabbè fuori Campania sarò in Sicilia, sarò in Veneto, però credo che secondo me ci vediamo prossimamente sul web, molto, sul web. È stato un festival pazzesco, sono le battute conclusive. Sul palco c'è Ciro Giustiniani, grandissimo comico da Made in Sud. È stato un festival pazzesco, 4 giorni, uno più bello dell'altro. Grande organizzazione. Ringrazio ancora una volta la nuova compagnia di teatro popolare, tutti gli sponsor, Edizione Caserta, Baby per Radio CRC, la mia radio che mi ha permesso di presentarlo questo festival, di animarlo. È stato veramente un festival straordinario. Vi auguro una buona estate e ci becchiamo come sempre dal vivo. Da Gianluca Manzieri, grazie. Buonasera a tutti gli amici di Edizione Caserta, è andata benissimo, noi siamo soddisfattissimi, c'è un disturbatore seriale, io sono suo fratello, infatti andiamo dallo stesso barbiere, vedi? Siamo comunque soddisfatti perché sicuramente Macerata ha visto 4 giorni di festa, soprattutto dopo un periodo di pandemia, comunque un periodo particolare, ma Macerata comunque ha potuto risollevarsi grazie anche a quella che è appunto la festa del Restart Summer Festival, che noi orgogliosamente portiamo avanti già con la 4ª edizione, perché ci sono state, come si è detto in questi giorni, ci sono state 3 edizioni lo scorso anno. Io passo anche la parola a Sonia Di Lillo, che è la mia collaboratrice di fiducia con Valerio Palmiro. Grazie, niente, Restart è stato veramente, sono state veramente 4 serate di successo, soprattutto dopo esserci insomma rialzati causa maltempo, insomma siamo veramente felici di aver dato tanto al popolo maceratese e zone limitrofi. Grazie. Sono stanco, si vede? Questa è la faccia di chi è soddisfatto anche, perché veramente abbiamo dato l'anima per questi 4 giorni e fortunatamente tutto è riuscito come volevamo. Riscontri positivi li abbiamo avuti e
questo è quanto, Luigi.